Hola Rockers, io sono Stefano Lucignolo, bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video di Ear Training. Prima di partire ti chiedo come sempre di iscriverti al canale e di mettere un bel like per rimanere sempre aggiornato. Attiva anche la campanella, mi raccomando. Nuovo video di Ear Training, quindi andiamo a sviluppare proprio il nostro orecchio. Oggi analizziamo un po', diciamo, le tecniche con cui possiamo aiutarci per andare a tirare giù una frase ad orecchio. Come è andato lo scorso video di Ear Training? Se non hai partecipato, non l'hai ancora visto, ti lascio qua il link, vallo a vedere. Per chi l'avesse già fatto, mi faccia sapere nei commenti cosa ne pensa e soprattutto, dopo aver visto la soluzione che darò tra pochissimo, se è venuto oppure meno. Questa era la soluzione dello scorso video. Sostanzialmente vi ricordate la frase? Quindi era uno soffiato, uno aspirato, due soffiato per poi andare a fare due volte un due aspirato e ancora continuavamo con un due aspirato che finiva in bending per concludere su due volte un uno aspirato. Ci eri andato vicino? Fammelo sapere nei commenti. Andiamo a vedere il nuovo video di Ear Training. Facciamo come sempre il solito giochino, lo suono per un po' io, poi ti lascerò lo spazio per andare a provarci. La frase di oggi è questa. 3, 4. Proviamo a metterla su una backing track, come sempre, prima la suonerò io, poi ti lascio un po' di spazio per provarla. Cerca di capire dove iniziamo, che frasi sono, a livello proprio di fuori, che cosa ho usato come effetti. Insomma, cerca di capire bene con l'orecchio attento la frase e cerca di rifarla. Pronti? Ascolta bene. Solo tu. Te la suono ancora. Solo tu. Cerca di capire il groove. Te la suono ancora io, ultima volta. Come va? Riesci a riprodurre quello che senti? Ti do qualche consiglio. Prima cosa, cerca di capire il ritmo che c'è sotto. Tagete ta tcada. Tua da ta da da. Tacata ta ti ta ta. Questa è la nostra cella ritmica. Poi devo capire in che punto dell'armonica inizio, quindi sarà una nota media, una nota molto acuta, una nota molto grave. Comincio a cercare proprio praticamente, se soffiata, se aspirata, sullo strumento. Provo a soffiarle. Non l'ho incontrata, provo ad aspirarle. L'ho incontrata in basso. Nel centro. Questa ci assomiglia, quindi il nostro lick partirà dalla zona centrale. Non ti posso dire più niente, se vuoi sapere la soluzione vai su Telegram che la pubblicherò insieme a questo video, ma prima di guardare la soluzione, consiglio mio, cerca proprio di allenare il tuo orecchio il più possibile. Scrivilo anche nei commenti se ci riesci, se non ci riesci, se secondo te questo lick è composto da determinate note oppure no, insomma tutto quello che vuoi scrivilo nei commenti, ti risponderò il prima possibile. Come ti dicevo, se vuoi vedere subito la soluzione vai su Telegram Lucignolo Academy e puoi vedere subito la soluzione, altrimenti aspetta il prossimo video di Ear Training
pubblicheremo la soluzione nel prossimo video. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, mettimi un bel like, attiva la campanella e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato su tutte le ultime novità. Ti invito inoltre ad unirti alla famiglia Telegram Lucignolo Academy, dove pubblicheremo la soluzione di questo link innanzitutto, ma poi pubblicheremo materiale extra, quindi foto, sondaggi, backstage, insomma un po' di attività in più sulla Lucignolo Academy. Se poi vuoi fare un salto sul mio sito, questo è il mio sito, stefanolucignolo.com. Potrai così iscriverti alla mailing list, è totalmente gratuita, verrai così aggiornato sul fantastico mondo della 10 fuori. Se poi vorrai fare una lezione online con me, potrai prenotare la tua lezione online direttamente dal mio sito. Per quanto ci riguarda, ci vedremo sempre su questo canale più o meno con queste tempistiche. Ciao!